Dobbiamo soffermarci sulle parole di Eusebio di Francesco alla sua prima vittoria in Serie A dopo il ritorno, qualche anno di assenza contro l'Atalanta, con il suo Frosinone che ha regolato i bergamaschi per 2-1 e appunto dopo la bellissima vittoria celebrata anche con una festa in campo molto molto emozionante, il tecnico si è concesso i microfoni di DAZN. E secondo me ha tirato fuori due o tre concetti molto molto interessanti che possono applicarsi un po' a qualunque altra squadra. Di Francesco ha sostanzialmente detto: quando sai che in campo giocherai contro un avversario che qualitativamente è più forte, migliore di te e quindi ti è superiore, sai che comunque verrà a fare la partita, non puoi far altro che adattarti e interpretare in un certo modo il piano che avevi studiato, con coraggio e soprattutto con un atteggiamento coerente con quello che è il lavoro che hai fatto in settimana. Una settimana che evidentemente ha portato il Frosinone a preparare molto bene la partita con l'Atalanta, che ai punti avrebbe anche potuto pareggiare, ma il calcio ci piace anche per questo, perché a volte il coraggio dei, diciamo, quelli meno qualitativi viene premiato, come è successo proprio allo Stirpe. Di Francesco dice: io ho trovato un gruppo disponibile a seguirmi, e questo era tassativo perché diciamo, negli ambienti in cui io non riesco a immergermi e immedesimarmi, difficilmente posso rendere come professionista, ma qui a Frosinone i ragazzi mi seguono bene. Poi fa anche degli esempi dicendo: oggi abbiamo battuto una squadra di dimensione europea con gente che l'anno scorso giocava in Serie C. Fa l'esempio per esempio di Gelli che era l'Albino Leffe, ma ecco, scorrendo poi la rosa del Frosinone ci accorgiamo che comunque i Ciociari sono una squadra che potrebbe competere per una medio-alta Serie B più che per una salvezza in Serie A. Questo al netto degli ultimi giorni di mercato che potranno sicuramente rinforzare la compagine frusinate. Tra l'altro Di Francesco ha anche detto: io non sto a guardare i nomi, io miei calciatori chiedo di svolgere dei compiti in campo. Ecco, questo è un altro passaggio molto interessante, perché per esempio lui ha portato proprio come esempio, ecco, mi ripeto, Barrenechea. Lui dice: io volevo farlo giocare dall'inizio e lui mi ha detto: probabilmente non riesco ancora a tenere i ritmi della squadra, ma io avevo bisogno delle sue geometrie, del suo palleggio per dare ordine anche alla manovra con l'Atalanta, che ci avrebbe comunque prestato alto e fatto correre. Quindi gli ho chiesto almeno 60-70 minuti di qualità e lui me li ha dati, segno che si è calato benissimo nel nuovo gruppo, nonostante sia appena arrivato. Ecco, però è molto interessante il passaggio sul fatto dove Di Francesco sostanzialmente dice che i singoli contano quando poi deve uscire la qualità, quindi quando c'è da fare una giocata di un certo tipo, un passaggio di un certo tipo, anche un movimento di un certo tipo, però l'atteggiamento non deve mai mancare. E questa è la partita di Frosinone. Se la raffronto per esempio all'atteggiamento che ha avuto il Torino a San Siro contro il Milan, capite che fa tutta la differenza di questo mondo. Perché da una parte c'è una squadra che ha provato con la propria identità a giocare la sua partita, poi l'ha vinta, ma il risultato deve essere l'obiettivo. Ma la prestazione è il mezzo con la quale arriverà l'obiettivo. Ma se tu la prestazione non provi neanche a farla, sicuramente il risultato non arriva. Questo ci deve insegnare la vittoria del Frosinone sull'Atalanta, che tra le altre cose in campo è vero che ha avuto tante occasioni per impattare il match, soprattutto nel finale quando i ciociari erano abbastanza in debito d'ossigeno e quindi un po' sulle gambe dal punto di vista fisico, però è anche vero che appunto le qualità erano decisamente differenti. Abbiamo visto un Frosinone comunque osare. Di Francesco ha detto: quando ci schiacciavano, comunque non abbiamo mai rinunciato a ripartire. Ho cercato di far capire ai ragazzi che il terzo gol lo potevamo fare. Quindi è lo stesso allenatore che infonde fiducia ai calciatori. Perché? Perché deve sopperire alla mancanza della qualità di cui sopra con una componente mentale, psicologica, emozionale anche ed empatica, che
che ti va un po' a riequilibrare quelle che sono le mancanze, soprattutto quando giochi contro avversari superiori a te. E allora citiamo la partita di Gelli, come l'ha fatta, come ha detto Di Francesco. Io sottolineerei la grandissima partita di Arrui, gol a parte, alta prestazione di grandissima sostanza abbinata a qualità, schierato in un ruolo non suo, esterno d'attacco a sinistra. E poi anche l'ottima partita, per esempio, di Monterisi, altro goal scorer della partita, difensore centrale che l'anno scorso si era appena affacciato alla Serie B. Fare con quello che hai, ma cercare di tenere alta la barra per provare tramite le motivazioni a sopperire alle tue mancanze. Questa è la ricetta che ha scelto Di Francesco per il suo Frosinone. Poi chiaramente il campionato è lungo, diciamo, i livelli. Dovrebbero uscire soprattutto alla distanza, e quindi la compagine laziale avrà le sue belle difficoltà a salvarsi. Ma se l'alternativa è difendersi sempre, non giocare, speculare e sperare che ogni tanto qualche punto smuova la classifica, ecco, non può essere un'alternativa credibile. Molto meglio calare a picco con le proprie idee che adattarsi e alla fine perdere lo stesso.